Mettiamo in piazza la prevenzione, questo è il titolo dell'iniziativa che avrà luogo mercoledì 29 maggio dalle 8.30 alle 13 al Castello Aragonese di Taranto. L'evento è organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale. Protagonisti indiscussi, le alunne e gli alunni del territorio ionico che nel corso dell'anno scolastico, insieme ai loro insegnanti e con il supporto tecnico degli operatori sanitari, hanno preso parte a programmi di prevenzione dedicati alle nuove generazioni. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato tra gli altri il professor Giovanni Pigna, referente provinciale di educazione alla salute dell'ufficio scolastico provinciale, e il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto, il dottor Michele Conversano. L'intervento degli operatori sanitari nel mondo della scuola sicuramente aiutano i ragazzi a conoscere i corretti stili di vita, ad evitare quelli che sono eccessi o abusi della vita, e quindi ad abituarsi a, naturalmente, a vivere correttamente anche nel mondo civile. Noi speriamo che tutto quello che ora è stato fatto fino ad oggi continui negli anni, perché gli operatori sono dimostrati molto validi. La richiesta del mondo della scuola proviene, e quindi sia la programmazione che ha fatto l'azienda sanitaria che anche l'attività o comunque le richieste che provengono dal mondo della scuola vengono continuamente soddisfatte. La scuola è il momento in cui dobbiamo cominciare a fare prevenzione, è importante perché abbiamo i bambini, i cittadini del futuro, abbiamo gli insegnanti che sono un'arma straordinaria nella formazione di questi bambini, abbiamo i genitori, con una maggiore facilità di coinvolgimento. Allora questo non è che l'evento finale di un percorso che ormai dura da tanti anni, e noi lavoriamo molto con le scuole su tutti i campi della prevenzione. Adesso finalmente se ne stanno accorgendo anche a livello nazionale che c'è bisogno di cominciare a fare prevenzione nelle scuole. Il rapporto tra sanità e scuola deve essere strettissimo. Noi in Puglia lo facciamo già da quasi 10 anni con dei protocolli condivisi a livello regionale che poi vengono in qualche modo esplicitati in tutte le nostre province e nelle nostre ASL. Devo dire con orgoglio che questo è nato a Taranto, la regione ha seguito l'esempio tarantino, siamo ancora alla punta di diamante da questo punto di vista. È un evento che ci fa molto piacere, che poi l'accordo con la Marina, mette Taranto al centro, e tutti noi sappiamo di quanto Taranto abbia bisogno di prevenzione.